Dragi slušatelji Radija Marije, hvaljen Isus i Marija, sve vas lijepo pozdravljam iz našeg međugorskog studija. Cari ascoltatori di Radio Maria, si lodato Gesù Cristo e vi saluto tutti dal nostro studio qui in Međugorje. Našli smo se evo ponovo iz razloga što će nam danas gospođa Darinka Šumanović Glamuzina dati svjedočanstvo o prvim danima ukazanja u Međugorju. Ci siamo trovati perché oggi la signora Darinka Šumanović Glamuzina ci darà il testimonio delle prime apparizioni qui in Međugorje. Inače, gospođa Šumanović Glamuzina je profesorica i doktorica koja predaje na fakultetu, a također i pedijatrica, neonatolog. Signora che qui con noi, Darinka Šumanović Glamuzina è anche la professoressa, dottoressa, lavora in ospitale in Mostar come per i bambini, pediatra, neonatologo. E također è jedan od prvih svjedoka ukazanja u Međugorju. È anche uno dei primi testimoni delle apparizioni qui in Međugorje. Evo, gospođo Glamuzina, hvaljen Isus i Marija i hvala vam što ste došli na naš radio da nam date svoje svjedočanstvo. Hvaljen Isus i Marija, hvala na pozivu. Signora Glamuzina, benvenuti nel nostro studio e vi ringraziamo che siete venuti dare testimonianza. Grazie che mi avete chiamato. Evo, ja sam vas ukratko predstavio, pa možete također se i vi za naše slušatelje malo predstaviti da nam kažete nešto o sebi. Io vi ho un po' detto qualche parola di voi, però anche se voi potrete dire qualche parola così che vi fate conoscere ai nostri ascoltatori. Sve vas pozdravljam. Evo sad kad se sjetim da je prošlo 40 godina od ukazanja Gospe, naše Gospe u Međugorju, ne mogu vjerovati zapravo po kojim povodom se nalazim zajedno s vama. Vrlo lijep povod je ovo. Ja sam pedijatar, neonatolog. Io volevo così dirvi che sono molto toccata e commossa che posso stare con voi qui nelle proprio emotivo di cui sono qui nel vostro studio perché sono passati 40 anni delle apparizioni. Io lavoro come dottoressa, professoressa, pediatra, neonatologia, vuol dire dei bambini appena nati, neonati. Da. Za svu istinu privodim kraju svoju profesionalnu karijeru, pripremam se za mirovinu, a prije 40 godina sam počela raditi u Čitluku kao liječnik opće prakse. Volevo dirvi che anche adesso sono preparando per finire la mia carriera di dottoressa e 40 anni fa sono cominciata a lavorare in Čitluk come la dottoressa, no? Kratko tih 40 godina u profesionalnom smislu. È corto questi 40 anni nel senso professionale del dottore. Evo, znači nekako vaša profesionalna karijera traje kao ukazanje tu u Međugorju sličnih godina. Za sad. La vostra carriera professionale dura come ugualmente come le apparizioni in Međugorju per adesso. Evo, možete li nam nešto reći, prisjetiti se prije nego krenemo na sama ukazanja, života prije ukazanja i možda molitve u vašoj obitelji. Potete dirci qualcosa prima che cominciamo a parlare delle apparizioni della preghiera nella vostra famiglia? Pa ja sam bila klasični primjer onodobnog socijalističkog čovjeka. Završila sam medicinu na fakultetu u Zagrebu. Bila sam zapravo, glasila sam uvijek kao nekakav odličan student, džak i tako. Io posso dirvi che sono un esempio di una ragazza, una donna che ha vissuto in questo periodo, epoca del socialismo e ho finito praticamente la medicina, le facoltà della medicina, università in Zagabria, ero un alunno che aveva tutti i più buoni gradi. Jako sam voljela učiti. I mislila sam da ću tako dobiti sve odgovore na svoja duboka egzistencijalna i filozofska pitanja o životu. Mi avevo piacere proprio di studiare e pensavo che in questa maniera ricevo tutte le risposte della esistenza, del morale, di tutto quello che mi interessava, studiando che capirò tutto. Što se tiče mojih navika, ja sam rođena u katoličkoj obitelji
i prošla sam uobičajeni odgoj katolički za to doba. Che se riguarda la mia educazione, come sono cresciuta in una famiglia cattolica e ho avuto una educazione cattolica classica, normale di quella epoca. Ali ipak studij medicine me je odvukao na jednu drugu stranu i postala sam, mislim, duboko agnostična. Il studio della medicina mi ha portato in un'altra parte e come sono cominciata a essere profondamente agnostica. Religiju sam smatrala vrlo dobrim, običajnim nekim dijelom ljudske civilizacije. Pensavo religione come una cosa buona, normale della umana civilizzazione, qualcosa tipo ordinario, normale, niente di granché. Da, a sve mi je odgovori oko mene su bili protiv Boga i pustila sam to pitanje. E tutte le risposte attorno di me erano contro Dio e ho lasciato queste domande. Nisam se molila ništa specijalno, nisam ni znala, na primjer, krunicu, nisam znala, osim uobičajenih molitvi, ove naše tri klasične molitve, Očena, Zdravo Marija i Slava Otcu, nisam ništa posebno znala. Da parte delle queste preghiere nostre classiche, che tre più che impari più importanti, Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre, non sapevo neanche un'altra preghiera, non sapevo neanche recitare il Rosario. Evo, to je bio moj odnos prema vjeri prije, ako ćemo tako reći, prije ukazanja. Questo era il mio rapporto, come era il mio rapporto con la fede prima delle apparizioni. Kada se dogodilo, znači, ukazanje, kako ste čuli vi uopće prvi put za tu vijest i kako ste reagirali vi, ali i vaša okolina, obitelj, radne kolege? Quando avete sentito per prima volta delle apparizioni, chi vi ha fatto sapere, come avete saputo e come avete reagito voi e anche i vostri colleghi al lavoro? Znači, vozač iz Međugorja udolazi u dom zdravlja i kaže, nekoj se djeci ukazala gospa. Un autista di Međugorje viene nel primo soccorso, la enciclu, che dice, alcuni bambini è apparsa la Madonna. Mislim da je to baš bilo dan iza, drugi dan ukazanja. Penso che era seconda giorno delle apparizioni. Svi su bili uzbuđeni. Tutti erano agitati. Ja sam u to vrijeme sebe smatrala jako obrazovanom. E io mi in quel tempo pensavo che sono molto educata. Racionalno. Molto razionale. I nisam to uopće doživljavala kao nešto važno. E non vivevo questo come qualcosa molto importante. I čak su mi svi bili zanimljivi. Kako su reagirali? I to uzbuđenje mi je bilo zanimljivo. Era molto interessante anche era come tutti hanno reagito e questa agitazione mi era interessante, no? Znači, moja reakcija je bila totalno, ne negativna, nego odbijajuća u smislu da je to nešto bitno, važno i da zapravo da je to stvarno. Mia reazione era come dire contro, come dire che questo è qualcosa di vero, che è importante, che è reale. Međutim, događaji su krenuli nekim neobičnim putevima, tako da sve odgovori koje sam tih prvih dana dobivala su bili, svi su bili neobični. E tu, questo che succedeva è cominciato a prendere una strada un po', diciamo, particolare, una strada un po' che tutte le risposte che ricevo in questi giorni, tutto quello che mi chiedevo erano un po' strane le risposte. Ja sam vidjela vidioce treći dan, čini mi se, kad su ih vratili sa psihijatrije u Mostaru. E io ho visto i veggenti terzo giorno quando sono tornati dalla psihijatrija del Mostar. I taj prvi razgovor koji se odigrava u domu zdravlja s njima. È primo dialogo che abbiamo avuto nel primo soccorso, la enciclu che abbiamo avuto con loro. Bio je zanimljiv jako. Era molto interessante. Ja sam pokušala kao liječnik dobiti sama sebi, naravno, dobiti odgovore tko su oni, koja je njihova razina obrazovanja, naravno brzo njihovo mentalno stanje i bila sam iznenađena odgovorima. Io come un dottore, una dottoressa, volevo capire come loro intelligenza, come sono loro mentale situazione, come hanno nella testa le cose. Volevo capire io personalmente e lì mi facevo le domande e sono rimasta molto perplessa con le loro risposte.
Njihova jednostavnost i naravno jednostavnost njihovog obrazovanja nije bila u skladu sa odgovorima koje su davali. La semplicità della loro educazione, quanto loro hanno fatto e quanto sapevano, non era d'accordo, non andava insieme con le risposte che loro davano. Svih šestero je bilo uvjereno da su doživjeli to što su doživjeli. Tutti loro sei erano convinti che hanno vissuto quello che hanno vissuto. A nijedno moje unakrsto pitanje nije dovelo do zbunjenosti. E na una mia domanda che era da parte, che mi facevo le domande da parte, non li è fatta confusione. Čak sam ja postala zbunjena. Anche io sono diventata dopo confusa. I ostavila sam to po strani. E ho messo questo da parte. Do trenutka dok me nije pozvao ondašnji direktor da budemo kao liječnici, da budemo prisutni dok se događa ukazanje, kao nekakav medicinski tim koji će pratiti mentalno stanje vidioca. Finché mio direttore, mio capo di lavoro non mi ha invitato che possiamo partecipare all'operazione come un team del medici, come una squadra dei medici, guardare cosa si succede mentalmente con i veggenti durante l'operazione. Znači, vi ste, koliko ja vas razumijem, bili poslani po zadatku da razotkrijete, ajmo reći, tu laž koju su oni misli da je laž. Da, da. Come io capito, voi siete mandati come un compito per capire, per vedere, per capire che questo era una, per dire alla gente che questo era una bugia, per capire che era una bugia al fine. Tako nekako, doduše ne ja, ja sam bila nezavisni istraživač, vjerojatno je naš direktor imao taj zadatak, ali ja sam bila medicinska pratnja. Probabilmente il nostro direttore, mio capo, aveva questo compito, però io ero solo come un accompagnante. Ja, i zbog toga sam se osjećala nevjerovatno slobodna. E per questo mi sentivo incredibilmente libera. To je bio koji dan ukazanja kada ste išli? Ja mislim da je to bio peti dan, da je to bila nedjelja. Quale giorno era l'operazione? Io penso che era quinto giorno, era la domenica. Nedjelja, peti dan. Iako mi neki govore šesti, ali ja mislim da je to bio peti. Se qualcuno mi anche hanno detto sesto giorno, però penso che era quinto giorno. Ali morate znati da to uopće nije bitno. E dovete sapere che questo proprio non è importante. Da, za to što se desilo, ja. Quello cosa se successo. Dobro, evo možete nastaviti vi o vašim doživljajima sa tog dana ukazanja. Da. Potete raccontarci ancora un po' di più. Taj dan smo došli na brdo ukazanja, zapravo došli smo kod Vicke i odmah smo je slijedili, kad je ona dobila unutrašnji poriv da ide na brdo, slijedili smo je na brdo. Siamo venuti quel giorno da Vicka e quando lei è vissuta dentro di sé questa chiamata che va su podbrdo, l'abbiamo seguito su podbrdo. I ono što sam ja sebi tada zadala u zadatak je da pomno pratim ponašanje vidioca. Quello che io messo, dato mio compito personale, era che guardo lei, che mi fisso su di lei. Meni je najvažnije bilo shvatiti da li su oni hipnotizirani ili izmišljaju ili imaju neke druge poticaje, pa čak i da li je to nekakav izvanzemaljski događaj. Volevo capire se solo loro hipnotizzati, se magari anche questo è una cosa fuori della terra, cosa se succede veramente là, quello volevo capire. I sve što se tada događalo bilo je fascinantno. E tutto quello che capitava, quello che succedeva era fascinante. Od trenutka bila sam posve prisebna. Ero completamente, ero la presente. Fokusirana na događaj. Mi sono fatto focus su questo che sta succedendo. Na vidioce. Sui veggenti. I oni su svi u istom trenu kleknuli i rekli evo je. E loro tutti in stesso momento si sono inginocchiati e hanno detto eccola. I ja sam vidjela zapravo tada da oni svi vide u istom trenu isto. E io ho visto in quel momento che loro proprio in stesso momento tutti sei vedono lo stesso. Sve ono što su drugi pitali, kako su se uključivali, impliciralo je da oni svi vide isto. Tutti quelli altri che chiedevano, facevano le domande, faceva vedere che tutti loro proprio vedono la stessa cosa. A ja sam sa pitanjima koje sam postavila shvatila da Vicka uspostavlja komunikaciju i da se uspostavlja jedan dijalog između tog nečega
i mene i Vicke. Io, come ho fatto io le domande, ho capito che la Vicka sta parlando con qualcuno e che c'è un dialogo allora intramite Vicka che sta chiedendo le domande che io faccio a questa persona e c'è un dialogo tra di noi tre. E la Vicka è quella che è in mezzo come un ponte. Upravo è to meni bilo fascinantno. Ona je čekala odgovor. Questo ja era vidjela da čeka. Me, perché da lei aspettava la risposta e io vedevo che lei aspettava. Da bi mi ga rekla, jeli? Che mi può dare la risposta. I tada sam ja shvatila da ona ne odgovara iz sebe sama, iz sebe, nego da ona dobiva. E io là ho capito pita, che lei non, pita i dobiva odgovor. Non parla da se stessa, però lei che aspetta e riceve e dà la risposta. Ono što sam ja kao liječnik tada htjela do kraja napraviti, što kažu takozvani pregled, pa sam mislila ako ja to dodirnem da ću ja vidjet nešto, jel? Io volevo come medico, come provare, fare una visita proprio fino al fine e pensavo se io tocco questo vedrò qualcosa. Jer sam vjerovala da samo ono što dodirneš možeš dodirnuti, što možeš vidjeti da to postoji. Perché pensavo solo quello che tocchi, che puoi vedere, quello esiste. Da ne pričam, dugo je pričati cijeli događaj, da zaključim. Ja sam pokušala dodirnuti. Per non adesso Gospu. Prolungare, parlare troppo perché è un lungo, però volevo fare una conclusione. Io ho provato a toccare la Madonna. Međutim, ništa nisam dodirnula fizički. Non ho toccato niente fizicamente. Ali sam tog trena però in quel momento dobila neobičan, nikada prije doživljeni osjećaj da to nešto jest tu. Ho ricevuto un sentimento mai prima vissuto, molto particolare, che questo qualcosa c'è qui, che è presente. I znala sam da je to Gospa. E sapevo che questa è la Madonna. Sve što je se dalje događalo, tutto quello che succedeva dopo, bilo je samo potvrđivanje toga, era solo conferma di questo, da se među nama nalazi živo biće, che in mezzo di noi si trova un essere vivo, živo biće koje mi ne vidimo, ali šestero ljudi vidi, essere vivo che noi non lo vediamo però sei persone lo vedono. I ja sam dobila za sebe najvažniji odgovor. Io ho ricevuto per me la risposta più importante. Ja sam bila toliko osupnuta snagom toga unutrašnjeg doživljaja. Ero così riempita carica di questa forza, del questo che ho vissuto dentro. To je bilo kao nekakav unutrašnji potres. Era come un terremoto da dentro. Da. I zbrda sam se vratila posve promijenjena. Dal monte, dal podbrdo, dalla kulina sono tornata completamente cambiata. Na brdo sam otišla kao jedan čovjek. Su podbrdo sono andata come una persona. A vratila sam se kao posve drugi čovjek. E sono tornata come completamente altra persona. I znala sam da je to zauvijek. E sapevo che questo è per sempre. Znači, na brdo ste odšli kao agnostik, kao što ste sami rekli da ste bila, sišli ste kao vjernik. Allora, sul monte siete andati come agnostico, come avete detto prima che eravate, e siete scesi come un credente. Potpuno sam se promijenila i znala sam da to nešto nije od ovoga svijeta. Mi sono cambiata completamente e sapevo che questo qualcosa non è del questo mondo. Znala sam da nisam dorasla tome to susretu sa svetim. Sapevo che non sono in grado di questo incontro con il santo. Osjećala sam se nedoraslom. Mi sentivo non in grado. To je bio udarac na moj hipertrofirani ego. Era una colpo znanstveni, sul mio hipertrof più grande, ne, proprio grande ego scientifico. I to znanstveni. È quello scientifico. Da, tada sam shvatila. E là ho capito. Da postoje stvari che esistono, koje cose, se ne mogu dokazivati. Che non si possono logikom provare con la logica. Logikom koju sam ja do tada naučila. Fin che io ho imparato fin quel momento. Postoji drugi način, posve drugačija dimenzija koju ja ne razumijem. Osjećala sam se strahovito poniženom u smislu susreta sa tim nečim koje je nadilazilo taj moj ego. Ho capito che c'è una dimensione spirituale che io non capivo
e mi sono sentita umiliata perché questo andava sopra del mio ego. Cielo noć sam plakala kući. Tutta la notte ho pianto a casa. I molila Boga da mi oprosti nevjeru. E chiedevo il Dio che mi perdona la mia incredulità. I da mi se smiluje. E che abbia pietà di me. Osjećala sam duboki stid. Sentivo una profonda vergogna. I to je bio egzistencijalni stid. Era una vergogna esistenziale. Od Boga. Da Dio. Da ga nisam prepoznala. Che non l'ho riconosciuto. I tada kreće druga faza mog života. E dopo, in quel punto, comincia la seconda fase della mia vita. A možete li mi nešto reći o gospinim porukama, posebno možda sa osvrtom na vaš doživljaj gospinih poruka? Potete dirmi qualcosa dei messaggi del Madonna, soprattutto come voi li vedrete, come vostro sguardo sulle messaggi della Madonna? Kada sam započela taj novi duhovni život, quando sono cominciata questa nuova vita spirituale, uronila sam u sve što se oko mene događalo na posve drugačiji način nego do tada. Mi sono tuffata in tutto quello che succedeva attorno di me in una maniera completamente diversa che era fino a quel momento. Materialno è postalo periferno. Cosa materiale sono diventate le cose da parte, alla periferia. A duhovno è postalo iznimno važno. E lo spirituale è diventato molto importante. Tako sam osluškivala gospine poruke. Così sentivo, ascoltavo il messaggio della Madonna. I shvatila sam da Gospa u Međugorju. E ho capito che la Madonna in Međugorje dolazi, viene kao učiteljica, come la maestra i iscijeliteljica. E anche una che guarisce. A to je posebno zanimljivo. E questo è molto interessante. Jer je bilo jako puno slučajeva teških bolesti. Perché era molti casi erano delle malattie difficili, pesanti. A ljudi su odlazili ozdravljeni ili u kasnijem nekom periodu ozdravili. E la gente andava via guarita o in un periodo dopo di qualche tempo hanno guarito. I znala sam da ovdje Bog djeluje direktno. E sapevo che Dio c'è qui sta lavorando direttamente. Direktno i živo. Direttamente e vivo. Naravno, to su svi koji dođu, koji imaju receptore. Tutti quelli che hanno i receptori. Za duhovno. Per il, come le antenne, si può dire, per la cosa spirituale. Oni to osjete. Loro svi sentono tutti questo. Da. Svaka poruka je drugačija. Ogni messaggio è diverso. I za neki period ovih naših života jako važna. E per un periodo delle nostre vite molto importante. Evo, kao što je ova zadnja gospina poruka izuzetno važna. Ultima je koja je molto importante. Da. Možete li mi nešto reći, evo vi ste doživjeli jedno duboko duhovno iskustvo, pa ću vas i pitati o duhovnim znakovima, još da li, koji su po vašem mišljenju sve duhovni znakovi u Međugorju? Voi avete vissuto una conversione anche profonda, anche una esperienza spirituale forte. Volevo chiedervi ancora cosa pensate, quali sono ancora i segni spirituali qui in Međugorje? Pa znam da svi koji evo dođu u ovaj studio pričaju vam svoj duhovni preobražaj, što je nevjerovatno, je li dragocjeno. So che tutti quelli che vengono in questo studio qui in Međugorje parlano della loro conversione, che è una cosa di molto valore, parlano di questo, no? Ali što je meni kao liječnici bilo važno, to su duhovni znakovi koje sam ja dobivala u svom svakodnevnom radu. E quello che era importante per me come un medico era questi spirituali segni che ho ricevuto nella mia quotidianità, nel mio lavoro quotidiano. Kako sam radila na odjelu intenzivne njege, često sam imala jako teških pacijenata. Come lavoravo un diparto nella ospitale dove una cura intesa, avevo tante volte da fare con i pazienti molto gravemente malati. Bilo je tako teških slučajeva da smo i bi stali i rekli bi mi sami roditeljima samo Bog može pomoći. Era così a volte casi difficili e pesanti che dicevamo noi ai genitori, ci fermavamo e dicevamo guarda solo Dio qui può aiutare. A onda bi ja rekla roditeljima molite. I ja bi molila za to dijete. E allora io ho detto ai genitori pregate e anch'io pregavo per quello bambino. Ja.
prikazivala sam mise za tu djecu. Facevo offrire, offrivo le mese per questi bambini. I tada su počeli znakovi za mene, djeca bi ozdravljala. E lara sono cominciati segni per me, i bambini guarivano. Ja sam znala da je to rezultat ne samo lijekova. E io sapevo che questo è un risultato non solo della medicina, nego i Božje pomoći direktne. Dei farmaci, però anche dell'aiuto di Dio che viene direttamente. A sve je to bilo pomognuto spasiteljskom rukom naše Gospe. Tutto era questo appoggiato, spinto, guidato con la mano salvatrice della nostra Madonna. Išla bi na brdo, andavo su podbrdo, pregavo. Molila bi Gospu. Pregavo la Madonna. I na neki način neobičan počele bi se stvari događati posve drugačije, ne bi išle prema zlu, nego prema dobru. E in un modo, diciamo così, strano, un po' particolare, le cose sono cominciate ad andare in una direzione diversa e non andavano più nel male, però cominciavano a migliorare, andavano le cose nel bene. E tako sam ja zapravo pravila svoje male eksperimente. E così io facevo miei piccoli esperimenti in questa maniera. Po vašem mišljenju, koji su još plodovi Međugorja? Sigurno svi znamo da ih ima mnogo, a evo možete nam vi nešto isto reći o tome. Secondo voi, quali sono ancora i frutti di Međugorje? Tutti sappiamo che ci sono tanti, ma per voi quali sono? Potete dirci qualcosa anche della vostra esperienza? Quali sono dei frutti ancora? Ima tako divnih priča koje možemo pročitati u Glasniku mira. Ci sono tante belle storie che possiamo leggere nel periodico, nel giornale Glasnik mira. To su sve plodovi. La voce della pace, sono tutti i frutti. Ali ono što je meni osobno zanimljivo. Però questo che per me è molto interessante. Da je Međugorje pomoglo. Che Međugorje aiutato. U teškim oblicima, što bi rekli medicinskim rječnikom, tvrdokornim oblicima agnostika ili ateista, da se preobrate. Che aiutato ai proprio più duri ateisti agnostici. Međugorje aiutato che loro si convertano. Znam dosta takvih slučajeva. Conosco tanti di questi casi. Ali to nije bitno za nabrajanje. Però questo non è importante adesso fare numeri. Bitna je moć Duha Svetoga. È importante la potenza, la forza dello Spirito Santo. Koji to može pokrenuti. Che può muovere questo, che può dare l'inizio che questo si comincia a muovere. I da taj Duh Sveti boravi u Međugorju. E che questo Spirito Santo abita in Međugorje. I da odgovara direktno na vaša pitanja, na vaše molbe, na vaše želje, na vaše odgovara kao ruka koja miluje i kao milosrđe koje se izljeva. Koje questo Spirito Santo daje immediatamente dare risposte sulle vaše domande, su vaše richieste, su desideri, e come una mano sta accarezzando, dando la grazia di quella che si chiede. Možete mi reći nešto evo o vašoj obitelji i molitvi. Posebno bih volio da me usporedite, evo pitao sam vas na početku o molitvi vašoj obitelji prije ukazanja. Vaša obitelj danas i tada prije ukazanja. Volevo dirvi, se mi potete dire qualcosa della vostra famiglia, all'inizio abbiamo parlato, e volevo dire un paragono della vostra famiglia all'inizio, prima delle apparizioni e anche adesso come vivete nella famiglia. O plodovima koje je Međugorje dalo za vašu obitelj. E il frutti che Međugorje ha fatto nella vostra famiglia. Ono što ja smatram najvažnijim nekim plodom svog obiteljskog života. Quello che io penso che è più importante frutto della mia vita familiare. To je duboka. Questo è profonda. I neupitna vjera u Boga. È una fede in Dio senza dubiti. Svih mojih članova obitelji. Di tutti i miei familiari. To je dugotrajan i suptilan proces. Questo è un processo che andava per lungo e che è molto anche difficile. I vi znate da on nije vezan samo za obdržavanje onog što mi kažemo izvanjskog bogoštovlja. E quello è, non è solo che fare una formalità del adorare Dio da fuori. Iako se i to popravilo u svakom slučaju. Se anche questo si è anche migliorato in ogni caso. Ali ja kad gledam i svoju djecu.
Per io quando guardo i miei figli i svoga supruga i svoju širu obitelj e mio marito e la tutta la famiglia anche più larga, ja znam da oni imaju isti duboki duhovni doživljaj i Gospe Isusa, Duha Svetoga koji ovdje obitava, isto kao i ja. E io so che loro anche hanno una esperienza profonda del Gesù, del Maria e dello Spirito Santo che abita qui, uguale come anche ce l'ho io. Ja znam da sam kroz to zapravo imam najljepši poklon od Boga. E so che tramite questo ce l'ho più bello regalo da Dio. To je najveće blago koje se može imati. Nema veće. Questo è più grande ricchezza, più grande tesoro che si può avere. Non c'è più grande tesoro di questo. Evo vidi da ste vi i vaša obitelj razumijete ono što nam je Međugorje dalo svima. Evo vedo che voi e la vostra famiglia state capite quello che ci è dato a Međugorje, tutti noi. Ali evo, po vašem mišljenju razumijemo svi mi ovdje, pogotovo mi koji tu živimo, što je u biti Međugorje, koliko je ono bitno? Se noi tutti, soprattutto questi noi che viviamo qui in Međugorje, se capiamo quanto è e cosa è Međugorje per noi, quanto è importante per noi questo posto. Sad bi znanstvenici rekli, postoji dva Međugorje, jedno je ovo materijalno, materialističko i postoji duhovno Međugorje. Adesso scientifici diranno, sono due Međugorje esistono, uno je Međugorje materiale e altro je spirituale. Iako je i materijalno Međugorje pratilo duhovni uspon, se anche il Međugorje materiale seguito la crescita spirituale, ono je totalno nebitno. Questo è proprio non è importante. Totalno u vremenu nebitno. Completamente nel tempo non importante. Ono što je bitno to je duhovno Međugorje. Quello che è importante è il Međugorje spirituale. Iako postoji duhovna jezgra u Međugorju, se anche esiste una jezgra, un nucleo in, dozvolite Međugorje, da mislim da se još uvijek ta jezgra bori. Lasciatemi, permettemi di dire che penso che ancora questo nucleo sta lottando da preživi, che può sopravvivere. Duhovno nevrijeme oko sebe. Una tempesta spirituale attorno. Osobno mislim, to svi prepoznajemo, je li? Possiamo tutti riconoscersi qui. Živimo u vremenu teške krize. Viviamo in un tempo della grande crisi. I sad mi to svi zovemo društvena, ekonomska, socijalna, politička kriza. Noi chiamiamo questo crisi sociale, crisi economica, crisi politica, crisi di quello. Međutim, mislim da se radi o dubokoj duhovno-duševnoj krizi čovječanstva. Penso che si tratta, che si riguarda de una crisi profonda spirituale dello spirito e dell'anima della umanità. Čovječanstvo je totalno neuravnotežno. Ma umanità è completamente squilibrata. Možemo reći duševno i duhovno bolesno. Si può dire malato, spiritualmente e anche in anima. Nalazi se kao u jednom duhovnoj komi. Si trova come in una coma spirituale. Moji bi kolege rekle, nije baš duboka koma, možda sopor, pred koma. Magari diranno miei colleghi. Ali skoro koma. Non è proprio la coma, però un po' prima della coma che succede, però quasi la coma. A sad, s obzirom da je to tako. E che adesso questo è così. Ja mislim da je tako. Ja sam intenzivist, znate. Io sono intensivista, sapete, e penso che questo è giusto. Pacient samo što ne umre. E il paziente quasi che non muore. A pacienti smo svi. E tutti siamo pazienti. Mislim da treba lijek hitan. Penso che c'è bisogno di una medicina, ultima, un farmaco immediato, veloce. Hitan lijek. Proprio veloce, è ultimo, quello che viene subito, una qualcosa di veloce. Hitan lijek širokog spektra djelovanja. Che ha uno spettro di come può reagire, come può fare nei vari campi. I to je univerzalan lijek. E questo è una medicina universale. To je vjera u Boga. Questo è la fede in Dio. Koja je potpuno skoro iščezla. Che quasi è proprio sparita. Pa čak unatoč tome što mi smo često skloni prebrojavati vjernike ove skupine, one kažu 90% se svi izjašnjavaju da
su članovi neke zajednice vjerske. Se anche noi sta facciamo i conti e calcoli e facciamo quanti ci sono credenti e il 90% di questa gente dice che sono parte della una comunità. Ali mislim da smo u biti vrlo, vrlo ateistični. Però penso che siamo in verità molto, molto ateistici. E taj lijek, ta vjera u Boga. E questa medicina che è la fede in Dio. Na neki način neobičan i sada. In una maniera un po', diciamo, particolare, anche adesso. Izvire ovdje u Međugorju. Sta sgorgando qui in Međugorje. Tu vjeru, to nije nešto što ćete kupiti na tržnici. Questa fede non è qualcosa che potete comprare nella piazza. Ne možete se cjenkati. Non potete dire mi dai un po', ti do un po', fai così, fai cosà. Ne možete postavljati uvjete nikakve. Non potete mettere nessune condizioni. Znači nema trgovine. Non c'è proprio mercato. To mi volimo, jel, ecco. Svi volimo trgovine. E tutti noi ci piace questo mercato. E non c'è proprio mercato. Ovdje će se nešto desiti ako ste spremni. Qui se succederà qualcosa, se siete pronti. Ako je vaše srce spremno. Se vostro cuore è pronto. A srce je spremno kad je čisto. E cuore è pronto quando è pulito. I ljudi ovdje neobično osjećaju da nakon odlaska na brdo ukazanja trebaju se ispovjediti. E qui la gente sente sempre quando vanno sul podbrdo, quando salgono su, che dopo hanno un bisogno, si sentono che vogliono confessarsi. To radi Bog. Questo fa Dio. To je čisto djelovanje Duha Svetoga. Questo è il fare, operare proprio puro dello Spirito Santo. Zato se Međugorje zove najveća ispovjedaonica. E per questo si chiama Međugorje più grande confessionale. I to radi Duh Sveti. E questo opera lo Spirito Santo. Ja sam se naslušala tih nevjerovatnih priča o preobrazbi ljudi nakon odlaska na brdo ukazanja. Ho sentito tantissime di queste storie della conversione della gente, come sono trasformati dopo che sono saliti su podbrdo. Ali ja sad znam o čem se radi jer sam ja to doživio. Però io so di cosa si tratta perché io ho vissuto questa cosa. Tako da jako volim takve ispovjedi. Mi piacciono tanto queste confessioni. Jer su one čista čuda. Perché sono puri miracoli queste cose. Čista čuda u ovakvom jednom materialističkom svijetu u kojem živimo. Puri miracoli in un mondo così materialista che stiamo vivendo adesso. Srce čisto. Cuore pulito. Bog koji vidi u naše srce. Dio che vede nel nostro samo cuore. Samo Bog vidi u naše srce. Solo Dio vede nel nostro cuore. I mi ćemo lagano početi ozdravljivati. E noi piano piano cominceremo a guarire. I čovjek po čovjek. E uomo per uomo, persona per come una persona dietro altra. Može se promijeniti cijelo čovječanstvo. Si può cambiare tutta la umanità. Evo, tako se to događa u Međugorju. Ecco così, questo si sta succedendo in Međugorje. Evo, kako se približavamo 40. godišnjici ukazanja. Stiamo avvicinando al 40 anni delle apparizioni. Mnogi očekuju, evo, da će Gospa, da će Bog u biti preko Gospe ostaviti tu znak da će se početi ostvarivati tajne. Tanti aspettano che Dio tramite la Madonna lascerà un segno che si stanno cominciando a rivelare i segreti. A imamo drugu skupinu ljudi koji, oni koji su skeptični, koji govore da ova ukazanja predugo traju. Abbiamo altro gruppo delle persone che sono skeptici e dicono che queste apparizioni stanno durando troppo lungo tempo. Koji kažu da šta ima Gospa tu da radi s nama već 40 godina. Cosa c'è la Madonna da fare con noi già 40 anni? Evo, koji je vaš komentar na ove stvari? Znači, imamo s jedne strane skeptike. Da una parte abbiamo i skeptici. Ja, ili one koji odbijaju vjeru u Boga. E quelli che proprio rifiutano la fede in Dio o nella Madonna. A imamo s druge strane koji gorljivo iščekuju nešto. E abbiamo d'altra parte la gente, le persone che stanno aspettando proprio con tutto loro essere qualcosa. Moje iskustvo je ovakvo. Mia esperienza è questa. Kad je Gospa prvih dana ili u prvom vremenu ukazanja navijestila tri razdoblja. Quando la Madonna nelle prime apparizioni ha detto tre periodi che saranno. Vrijeme milosti, annunciato il tempo della grazia. Vrijeme iskušenja. E il tempo della tentazione. I vrijeme znaka. È il tempo del segno. To je na neki način bio, tako ja tumačim, je li, Gospin pokušaj da nas smiri.
questo era come io adesso sto, come io lo vedo, era una cosa che la Madonna ci voleva calmare, ci voleva tranquillizzare. Da. Ja sam također prvih godina po ukazanju imala osjećaj duboke milosti. Anch'io nelle prime operazioni, quando era, avevo un sentimento di una profonda grazia. Ali onda sam shvatila nakon, pa evo sad više decenija, da zapravo u isto vrijeme je dolazila i milost, i iskušenje, i znak. E io ho capito dopo questi anni che sono passati che stesso tempo veniva anche la grazia, anche la tentazione, ma anche il segno. E mi svi nekako smo ljudi skloni tražiti prvo znak nekakav. E tutti noi siamo, vogliamo subito vedere il segno. Ali kako kaže u Svetom pismu, neće vam se dati znak do Lionin znak. Però come dice nella Bibbia, nella Sacra Scrittura, non vi sarà dato un altro segno se non il segno del Giona. I to je stvarno tako, jer samo zapravo kroz Lionin znak mi postajemo ponizni. E questo è veramente così, solo che tramite questo segno di Giona diventiamo umili. I učimo, jel? E impariamo. Inače ne učimo ništa. Se no, altrimenti non impariamo I niente. I uvijek mislimo da smo povlašteni. E sempre pensiamo che siamo privilegiati. Tako, nema privilegija. Non ci sono delle privilegi. Bog ima u vidu cijelo čovječanstvo. Dio ha nel suo sguardo tutta la umanità. I u tom smislu moramo shvatiti zapravo da Božja želja. In questo senso dobbiamo capire che il desiderio di Dio. Gospa je rekla, ja sam kraljica mira. La Madonna ha detto, io sono la regina della pace. I mi joj trebamo u tome pomoći. E noi dobbiamo aiutarla in questo. Ne može to bez nas. Non può fare questo senza di noi. Ali kako ćemo mi pomoći Gospi u miru? Però come noi aiutiamo la Madonna nella pace? Prvo, mir u meni. Primo, la pace dentro di me. A ne mogu biti mirna ako ne vjerujem u Boga. E non posso essere in pace se non credo in Dio. Samo duboka vjera u Boga. Solo la profonda fede nel Dio. Stvara kod čovjeka, pričam svoje iskustvo. Dico adesso la mia esperienza, crea dentro uomo. Stvara kod čovjeka osjećaj da jest Božje dijete. Sentimento che lui è veramente un figlio di Dio. I da na ovoj planeti Zemlji dijelimo svi istu sudbinu. E che in questa planeta Terra tutti abbiamo, siamo in stessa barca, si può dire, tutti abbiamo lo stesso destino. I svi smo djeca Božja. E tutti siamo il figli di Dio. Bez obzira na vjerska obilježja. Non importano di quale religione siamo. Ljubav prema svim ljudima. L'amore svijeta. Verso tutti, tutta la gente, tutti i popoli del mondo. Trebala bi izbrisati želju da se natječemo s nekim ili prepiremo ili svađamo. Dovrebbe togliere il desiderio che noi ci argumentiamo, che stiamo litigando con qualcuno. Znači, povezivanje ljudi, suradnja ljudi, a ne natjecanje. Collegare la gente, collaborare della gente e non chi è meglio e chi ha ragione e chi non ha ragione. Svako natjecanje vodi u razlike. Ogni competizione porta nelle differenze, nella gelosia, agresiju, agresione, rat. E la guerra. Samo želja za suradnjom i ljubav prema svim ljudima na svijetu. Solo il desiderio di collaborare e l'amore verso tutta la gente, tutti i popoli nel mondo. Vodi nas. Ci portano do duboke istine. Sulla verità profonda. A to je da smo svi djeca Božja. E quella è che siamo tutti i figli di Dio. I Bog želi da nam pomogne u ovom teškom trenutku. Anche Dio ci vuole aiutare in questo periodo difficile. Ali mi ne želimo però pomoć. Noi non vogliamo ni sebi, aiuto. Neanche ni, a noi. Ni zemlji na kojoj živimo. Neanche terra su quale viviamo. Živimo u dubokoj svađi sa zemljom na stiamo kojoj vivendo živimo. Con una profonda discussione, una profonda litigio nella terra su quale viviamo. Hoćemo da je podjarmimo. Vogliamo metterla, appressarla sotto di noi. Umjesto da je poštujemo. Se invece dobbiamo rispettarla. Gospa nas cijelo vrijeme svih ovih 40 godina uči da poštujemo zemlju. E la Madonna ci insegna tutti questi 40 anni che rispettiamo la terra. Da poštujemo prirodu. Che rispettiamo la natura. Da poštujemo jedni druge. Che rispettiamo uno altro. Vraća nas Kristu. Ci torna, ritorna in Cristo. Koji je najbolji vodič. Che è più buona guida. Koji nas nadahnjuje. Che ci inspira. Ja sam istina, put i život. Io sono la via, la verità e la vita. A to je ljubav. E quello è l'amore. Ništa drugo, pazite. Niente altro. Ništa drugo nego niente ljubav. Niente altro, solo amore. Prema svim ljudima. Verso tutte le persone. Ja sam kao liječnik svjedok koliko smo mi svi više slični nego različiti. Io come medico sono consapevole quanto noi siamo, sono un testimone, quanto noi siamo tutti uguali.
più come diversi. I ne može biti dobro meni ako nije dobro mome bratu. E non può essere bene a me stesso se non è non sta bene a mio fratello a fianco. Tako ja Gospine poruke kroz svih ovih 40 godina osjećam kao duboko istinite. E così io questi tutti messaggi i potrebne. Di questi 40 anni delle Madonna sento come profondamente veri e che abbiamo bisogno di questi messaggi. Kao čisti lijek. Come la pura medicina. A ovi koji su skeptični. E quelli altri che sono skeptici. Pa ništa. Niente. Pa ništa. Mislim, ne vjerujete u lijek. Kako će lijek pomoći ako u njega ne vjerujete? Non credete nella medicina. Come la medicina può aiutare se non credete? Mi tražimo i od pacijenta da povjeruje u lijek jer će mu bolje djelovati. E anche noi chiediamo ai pazienti che credono nella medicina, nel farmaco, perché avrà un effetto e può fare dentro di lui, lavorare. Ne treba trošiti energiju na ljude koji neće da uzmu lijek. Non bisogna perdere l'energia sulla gente che non vogliono prendere la medicina. Ali hoću vam reći da ima jako puno ljudi koji čeznu. Però voglio dirvi che c'è tanta gente che ha proprio vogliono za duhovnom hranom i za duhovnim lijekom. Hanno bisogno e stanno gridando per la spirituale cibo, spirituale medicina. I za njih služe evo i ovakve emisije. E per loro sono come missioni come questa. Evo, gospođo Darinka, stigli smo do samog kraja našega razgovora, pa bi vas za kraj molio samo evo jednu završnu poruku slušateljima Radio Marije, svima onima koji nas slušaju, a posebno možda sa osvrtom na ovo stanje, ovu pandemiju trenutno koju živimo. Ecco, signora Darinka, siamo quasi al fine della nostra emissione. Volevo chiedervi un saluto, un pensiero finale per i tutti ascoltatori, e soprattutto dare un pensiero riguardo a questa pandemia, di questa situazione che stiamo vivendo adesso oggi. Mene ovaj naziv pandemija često navodi na pomisao na pandemoni. Questa nome pandemija mi viene subito mi porta nella pensare su pandemoni. Možda živimo u vremenu gdje smo prepušteni demonima koje smo sami stvorili. Magari viviamo in tempo dove abbiamo vivendo nel spazio dove sono i demoni che abbiamo creati noi stessi. I to ima svoje mjesto u duhovnom rastu. Anche questo ha suo posto nella crescita spirituale. Postoji takozvana mračna noć duše. Se esiste proprio una notte oscura dell'anima. Za čovjeka koji duhovno napreduje. Per un uomo che sta crescendo spiritualmente. Gdje se on susreće sa vlastitim demonima i kroz to ili preživi ili umre. Sta incontrando con i demoni sui personali o là spiritualmente o sopravvive o muore. Ja tako nekako doživljavam da je ovo na globalnom planu čišćenje. Io questo sto vivendo come una purificazione nel proprio globale. Ali duše čovječanstva. Per la anima della umanità. Jer mi sada u teškoćama vidimo svoje pravo lice. Perché noi adesso nelle difficoltà vediamo il nostro vero volto. Pravo lice politike. Il vero volto della politica. Velikih industrija. Grandi industrie. Korporacija. Korporazioni. Medicinskih ustanova. Delle cose, strutture mediche. Ja, liječnika, sestara. Osoblja, trgovaca, svih, dakle, kompletno nevjerovatno je došlo do izražaja zapravo ti naši karakteri. Dottori, medici, infermiere, proprio i mercanti, tutti quelli proprio, adesso è uscito proprio nostro carattere, come noi siamo. A upravo mislim da su karakteri ljudski ono što mi s čime se trebamo, odnosno naši nekarakteri, ono s čime se trebamo sada suočiti i popravljati. Io penso proprio questo è quello che dobbiamo confrontare oggi, nostri caratteri, vuol dire no caratteri, che dobbiamo adesso correggersi e proprio infrontarlo con questo, con nostro carattere. Bez morala. Senza morale. Bez etike. Senza etica. Bez duhovne integracije. Senza una integrazione spirituale. Bez duhovnog uzdignuća. Senza una alzarsi spiritualmente. Mi ne možemo zapravo prebroditi ovu tešku krizu. Noi possiamo superare, non possiamo andare sopra di questa grande crisi.
ali zato moramo pomagati jedni drugima da budemo toga svjesni i da ozdravimo. Per questo dobbiamo aiutare uno gli altri che siamo consapevoli di questo e che guariamo. Hvala, gospođo Darinka, na vašem lijepom svjedočanstvu i na vašem dolasku u studio Grazie, Radio Maria. Grazie, signora Darinka, per vostra testimonianza bella e perché siete arrivati in nostro studio di Radio Maria. Hvala vama na interesu, evo, da obnovimo sjećanja na taj događaj. Grazie anche a voi per interesse che possiamo rinnovare memoria e ricordi su questo che è successo. Evo, sigurno je to bilo i na korist svim našim slušateljima koji nas slušaju u Bosni i Hercegovini, u Italiji, bilo gdje u svijetu. Sicuro che questo era anche una cosa per i nostri ascoltatori, una cosa che possono prendere per loro, no? Per tutti gli ascoltatori che sono qui in Bosnia e Hercegovina, anche in Italia. Evo, dragi slušatelji, ja vas sve srdačno pozdravljam iz našeg studija u Međugorju i bila ovo još jedna emisija o prvim svjedocima međugorskih ukazanja. Io cari ascoltatori vi saluto con tutto il cuore qui da Međugorje del nostro studio di Radio Maria e questo era ancora una serie delle emissioni Testimoni di Međugorje fin dalle origini. Hvala još jednom svima na vašoj pažnji i grazie a voi tutti per la vostra che avete ascoltato attentamente. I do idućeg puta svima želim Božji blagoslov iz Međugorja i mir i dobro. E fino a altra volta tutti voglio benedizione di Dio del Međugorje e pace e bene.